di Rabada? Il Rabada è un piccolo paesino grazioso, solo che non c'è niente per i ragazzi. Seconda, pensa che si potrebbe migliorare? Sì, se fosse un po' più organizzato con qualche altra scuola superiore, con meno spazzatura, soprattutto perché è pieno di spazzatura. E poi ci vorrebbe praticamente eliminare un poco di traffico, che c'è troppo traffico per le strade di Villabate. Secondo lei, proprio nei particolari, che cosa si potrebbe eliminare? Eliminare il doppio senso di Corso Vittorio di Viale Europa, che crea un traffico terribile. E secondo lei, come il verde, è un buon modo del giardino? C'è bello? Non ce n'è tanto a Villabate, dovrebbero essere... Ce n'è solo forse uno solo, il giardino, quello della villetta di Padre Pio, dovrebbe essere più pulito, più organizzato con i giochi per i bambini. Bisognerebbe fare forse dei parchi per i bambini, se uno vuole portare i bambini il pomeriggio a spasso, perlomeno potrebbe avere un posto dove portarli, con gli scivoli, con le altalene. Che non grazie, ci sono. Buonasera. Grazie a te, buonasera. Salve, che cosa ne pensi di Villabate? Se le devo rispondere sinceramente, non mi piace molto come paese, né come organizzazione, né come esteticamente. Che ne pensi se si potrebbe cambiare, secondo lei? Si potrebbe, ma si dovrebbe cominciare dalle persone. Perché ci sono persone, onestamente, che non penso accetterebbero di buon grado i cambiamenti che si dovrebbero apportare, che sarebbero radicali. Nei dettagli facendo che cosa? Aggiungendo magari delle aree più a misura di bambino, a misura di adolescenti, comunque che non ci sono dei punti di ritrovo in cui la gioventù non si perda, come quella che c'è lì. Penso che Villabate ci sia abbastanza verde. No, al contrario, penso che bisognerebbe mettere delle aree verdi. Ok, grazie. Grazie a lei. Salve, che cosa ne pensi di Villabate? Penso che Villabate sia un paese un po' troppo piccolo, cioè rispetto a molti altri, come Bagheria, Casteldaccio, a parte che è troppo vicino a Palermo, poi più piccolo e non c'è l'organizzazione di altri paesi. Pensa che si potrebbe migliorare? Certo, bisognerebbe coinvolgere molto più molta gente per fare questo miglioramento. Nei dettagli facendo una cosa? Bisognerebbe che si attivassero tutti, quindi che ci fosse spazio per i giovani, che magari anche gli anziani avessero un qualcosa da fare, che anche se ci fossero delle, ad esempio delle casalinghe che si volessero riunire, magari ci fosse un posto anche loro. Cioè bisognerebbe che ognuno avesse il suo posto. E pensi che ci sia abbastanza vento? No, assolutamente, credo che non c'è. Ok, grazie mille. Grazie a lei.